Mister, vittoria meritata per l'Agragas che espugna il Vincenzo Presti di Gela con un netto 2-0. Che partita è stata? Una partita che abbiamo condotto dall'inizio alla fine. Le immagini parlano chiare. Sono quelle partite difficili da preparare perché hai tutto da perdere e niente da guadagnare. Affrontavamo un testa a coda, è sempre pericoloso. I ragazzi l'hanno affrontato con la mentalità giusta, peccato per tutte queste situazioni da promettenti che non riusciamo a finalizzare, però l'importante è arrivarci, lavoreremo per correggere questi errori. Temevi questa trasferta, alla fine la squadra ha risposto bene in campo, la vittoria vi permette di rimanere in vetta al campionato? Temere è una parola grossa, chiaramente rispettiamo tutti gli avversari, poi ti ripeto, in una situazione normale qualsiasi tipo di testa a coda ti dà sempre a pensare a male, quindi abbiamo affrontato la partita con la giusta mentalità, con la giusta applicazione, siamo stati attenti in tutte le situazioni, non abbiamo mai rischiato se non una mischia dentro l'area dove la palla rimbalzava nell'arietta piccola, però per il resto credo che abbiamo creato 7-8 palle gol e non sono poche. L'unica nota dolente della domenica, l'infortunio di Caccetta, come sta? Speriamo non sia nulla di grave, adesso è all'ospedale che sta facendo la risonanza, quindi speriamo che sia meno grave del previsto, però dedichiamo questa vittoria a lui e al nostro presidente che in questo momento per via di problemi lavorativi è lontano da noi. Mister, il tuo ritorno a Gela dopo tanti anni, anche se su una sponda diversa, però insomma sempre un minimo di emozione entrando al Prato del Presti? Sì, ho ritrovato la tribuna scoperta, quindi è sempre emozionante, tra l'altro dove ho allenato riesco a lasciare sempre buoni ricordi, quindi è sempre bello tornare nel luogo dove si è stato, dove si lavora e quindi spero di vedere sia Gela che Agrigento nei campionati che meritano.